Uomini e donne turnover, le accuse shock di Helga Profili contro la trasmissione. Vi ricordate di Helga Profili, protagonista di tante puntate del turnover di Uomini e Donne? L'ex dama e mamma in carriera, dopo alcuni mesi di silenzio, è tornata sotto la luce dei riflettori, rilasciando nuove clamorose verità sul programma, condotto da Maria De Filippi. Ancora una volta il popolare show è finito sotto accusa e questa volta a scagliarsi contro è stata proprio Helga Profili. Le sue affermazioni sono arrivate come un fulmine a ciel sereno, proprio mentre la conduttrice, insieme al suo staff, si trovano al lavoro per organizzare una nuova stagione che sta per cominciare. Helga ha deciso di rilasciare queste interessanti dichiarazioni circa il programma proprio sui social network, ponendo dei seri dubbi sulla autenticità e sulla veridicità del dating show. La donna marchigiana, personaggio molto discusso ma anche tanto apprezzato dal pubblico di Uomini e Donne, nei giorni scorsi ha sostenuto che le dinamiche che avvengono in studio non sono del tutto vere. Dopo un anno di silenzio, la bella Helga è tornata polemica, sostenendo che la redazione manderebbe in onda soltanto le dinamiche più interessanti e che molte conversazioni sarebbero tagliate e non trasmesse. Secondo la Profili, ad essere escluse sarebbero le scene più forti, come alcune liti tra protagonisti, e proprio per questo motivo alcune volte i telespettatori non riescono a comprendere fino in fondo alcune dinamiche. L'ex dama aggiunge che l'unico vero obiettivo del programma è l'audience, motivo per il quale i tecnici e gli addetti al lavoro interverrebbero sul montaggio per rendere la puntata più accattivante agli occhi del telespettatore. La Profili termina la sua sterile polemica sostenendo che è proprio la redazione a determinare i destini dei partecipanti e il successo di alcuni a discapito di altri. Uomini e Donne non è di certo nuovo alle critiche e a tal riguardo ricordiamo le accuse di un ex tronista, Luca Speracchi, il quale nel corso di un'intervista aveva espressamente sottolineato la falsità del dating show. In quell'occasione la redazione aveva intrapreso delle azioni legali contro Speracchi a tutela dell'immagine e correttezza del programma. Chi è Helga Profili? Nata a Foligno ma residente a Trevi, Helga Profili, oggi 46enne, è una mamma in carriera, noto avvocato conciliarista, mediatrice e dirige un centro di conciliazione che si chiama Eureka. Helga ha una figlia di 12 anni di nome Elisa, ma questo non le ha impedito di realizzarsi sotto il profilo professionale. La Profili è apparsa a Uomini e Donne come dama del turnover circa 3 anni fa e la sua esperienza nel programma le ha permesso di ottenere una grande popolarità. Arrivata come corteggiatrice di Antonio Iorio, la loro storia è praticamente finita sul nascere, perché lei in realtà non era interessata al cavaliere, ma aveva accettato semplicemente un invito dalla redazione. Tanti fan ancora oggi la seguono sul gruppo Public Speaking di Helga Profili, dove l'ex dama dà consigli su come comportarsi in pubblico. Perché secondo voi Helga vuole gettare fango sulla trasmissione? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.